mattinata, perché poi si concluderà in mattina, quindi una mattinata, con appunto un, quello che noi volevamo fare in questa seconda fase della mattinata, finite le presentazioni, cominciare a ragionare un po', far parlare il territorio e quindi chi abbiamo incontrato in altri percorsi e confrontarci. Quindi partiremo da il primo e unico intervento programmato, per il resto invece vogliamo la partecipazione libera e di Nicola Scarcelli di Bibalca, che ci racconterà un po' quali sono le iniziative di Bibalca sulla sostenibilità. Buongiorno a tutti, ringrazio gli amici della Istra e i nostri saluti della mia direzione. Come è nata l'idea di questo esercizio? Forse è stata una voce abbastanza. Come è nata l'idea di questo intervento? È nato proprio andando in bici. Eravamo lì a Margherita di Savoia, per bici, e intervistavo l'amica Cecilia chiedendogli: scusami, ma com'è che in questo bel parco è poco conosciuto, che il Margherita di Savoia, una bellissima riserva, e intorno c'è tanta agricoltura di tipo intensivo. Da questa chiacchierata Cecilia mi chiede: ma che cosa fai di lavoro? Io gli dico: senti, io sono un agronomo, ma lavoro in una banca che crede fermamente nella sostenibilità. Tant'è vero che la banca elabora un bilancio alquanto dettagliato su tutti gli interventi di sostenibilità della banca, di tutti i dipendenti della banca e di tutto ciò che la banca può fare per l'ambiente e la società. Vi faccio un esempio di intervento a supporto del territorio. Ultimamente la banca, anzi un anno fa, ha finanziato una borsa di ricerca per capire le interazioni tra le attività core in agricoltura e le attività cosiddette connesse non core. Da questa interazione cos'è nato? Cioè, cosa si è capito da questa indagine esplorativa? Che laddove abbiamo attività non core, tipo la masseria didattica, cicloturismo, enogastronomia, l'impresa agricola, agroindustriale andava meglio. Quindi gli imprenditori erano contenti di aver investito in queste attività connesse. Cosa lamentavano gli imprenditori? Lamentavano un'assenza, cioè chiedevano una maggior assistenza finanziaria, ma non tanto l'assistenza finanziaria quanto l'accompagnamento negli investimenti. Il Banca UBI, che è una banca molto presente in Italia, stiamo parlando di più di 20.000 dipendenti, di più di 1.600 filiali, è articolata in 7 macro aree. Io sono all'interno della macro area sud della Campania, che va dalla Campania alla Puglia. All'interno di questa macro area mi occupo di crediti, ma anche do supporto al coordinamento commerciale per tutto ciò che è il mondo agricoltura. Gli imprenditori cosa ci chiedono? Di parlare la stessa lingua, cioè nel senso, molte volte alcuni progetti sono sostenibili, parola di sostenibilità, ma agli occhi di un bancario non vengono visti sostenibili perché non si conosce quel mondo. La maggior parte delle imprese agricole, anche qui abbiamo parlato di ambiente, di sostenibilità, ma manca un anello importante, che è quello dell'economia. La maggior parte delle imprese agricole sono in contabilità semplificata, sono di individuali, non hanno dei bilanci articolati. Quindi la banca deve imparare a conoscere il linguaggio delle imprese agricole. Ad esempio, la maggior parte delle imprese agricole nel Salento, proprio perché sono imprenditori agricoli, ottengono dei contributi secondo il primo pilastro della PAC, della politica agricola comunitaria, che sono dei contributi a supporto della produzione. Nel momento in cui valutiamo queste aziende e non consideriamo questi contributi, non abbiamo conosciuto a fondo la loro capacità di
più questi contributi. Tra l'altro, una banca presente nel territorio deve conoscere tutti gli strumenti agevolativi del territorio. Per quanto riguarda la Puglia, la banca ha aderito a diversi strumenti finanziari, che sono il titolo 2, il titolo 6, il Puglia Sviluppo e anche il PSR. Tutti questi strumenti hanno come caratteristica trasversale la sostenibilità, cioè con questi strumenti la Comunità Europea impone delle regole, ossia impone che venga rispettato l'ambiente, quindi che ci sia risparmio idrico, che ci sia risparmio energetico, che vengano ridotte le emissioni di rumori, e tutto ciò che è sostenibile per noi è anche innovativo, per noi è anche agricoltura cosiddetta, per l'agricoltura che si compresa di risparmio, agricoltura proprio zero, perché la sostenibilità è un esempio di innovazione, è un esempio di rispetto del, cioè è rispetto dell'ambiente. Quindi il perché abbiamo colto insomma questo invito? Proprio perché la banca è a supporto del territorio, è importante per raggiungere gli obiettivi che sono gli obiettivi dell'ONU, gli obiettivi della sostenibilità, il dialogo. Quindi tutti quanti dobbiamo dialogare, associazioni, territorio, ambiente e economia. Guardate, dalla mia esperienza personale, la percezione dell'ambiente è cambiata tantissima. Ricordo 15 anni fa, quando fu costituito il Parco della Camoggia, girando fra queste aziende, quando mi occupavo di sviluppo, un agricoltore, quando parlai di parco, parlavo, all'epoca si parlava ancora oggi, ma ricordo che ero uno dei primi che conosceva la definizione di ZPS. Quindi quando l'agricoltore mi disse ZPS, ma cos'è il rispetto dell'habitat? Disse, senti, te ne devi andare da questa azienda, perché rispettare l'habitat significa non rispettare noi. Dalle esperienze oggi, che invece da queste esperienze che sto avendo ultimamente, l'ambiente è diventato un elemento di successo per la buona riuscita delle imprese. Ossia oggi le imprese agricole si vantano di essere vicino al Parco di Torre Guaceto, di essere vicino a Margherita di Sarcio, quindi diventa un vanto, e soprattutto molte di quelle imprese hanno capito l'importanza della diversificazione, cioè non solo produrre beni primari, quindi uva da vino, vino, ma anche riuscirli ad associare al territorio, perché dal mio punto di vista abbiamo oggi grossi competitor. Se parliamo, se pensiamo all'agricoltura, abbiamo la Spagna che ha superfici medie altissime, noi con piccole superfici. Il modo per vincere, per essere competitivi, è quello di associare il nostro olio, il nostro vino, il nostro prodotto al territorio. Ringrazio ancora gli amici dell'Istituto Superiore di Ricerca e Protezione Ambientale per l'invito. Di nuovo saluti da parte della banca, rimango qui per qualsiasi informazione. Grazie. Grazie mille. E allora, no, allora a questo punto di interventi programmati non ne abbiamo più. Responsabile di progetto 93 anni e non si dirmi una gamba. Esatto, è la bicicletta che mi ha mantenuto giovane. E in realtà, no, devo tirarla su, ma non so come. No, io per rompere il ghiaccio, no, no. C'è qualcuno che si vuole rivoltare per fare una cosa? Benissimo, dove no? E no, no, rompiamo il ghiaccio, dai. Io sono Roberto Guido, no, niente, io diciamo, sono necessitato di intervenire, diciamo, porto la mia esperienza su
primo è quello del coordinamento al basso per la ciclovia dell'Alto Pugliese, e il secondo invece come autore, ma anche come ciclista, diciamo, perché, e qui la mia esperienza si sovrappone un po' per quello che riguarda il Salento, il percorso che avete fatto voi, perché nella prossima primavera uscirà per il ciclo una guida cicloturistica del Salento che si chiamerà In bici sui mari del Salento, il titolo così solo è questo, non so se poi arriverà così, ed è proprio il percorso che fa il pericolo del Salento, al contrario di quello che avete fatto voi partendo da Lecce, arrivando nell'area del fiume Chitro a Manduglia, per poi chiudere il cerchio nell'entroterra. Quindi, diciamo, volevo fare queste due riflessioni. La prima, la ciclovia Cattolotto, so che con Matteo prima che il vostro percorso è passato su un tratto della pista di servizio del Campo Pugliese, il tratto dell'Alta Murgia, so che vi siete incontrati a Ruvo con l'amministrazione comunale, che ho fatto a Ruvo con la promozione Monica, insomma. Abbiamo già una pezza di tempo. Cioè io vorrei portare due contributi. Il primo è sulla progettazione della ciclovia del Lacco. Ancora pochi lo sanno, ma il progetto della ciclovia, che come sapete la ciclovia dovrebbe essere nazionale, una delle prime quattro, adesso diventare 10. Il progetto è andato avanti. A settembre c'è stata la conferenza dei servizi che ha approvato i progetti di fattibilità per i due tratti pugliesi, il primo che va da Spinazzola sino a Rotondo e il secondo che va invece da Villa Castelli fino a Santa Maria di Leva. L'altro tratto è dato per fatto, perché il tratto della Valle d'Inca, dove ci sono questi 15 km si è fatti, ci sono due altri pezzi, altri piccoli tratti che saranno completati, dovrebbero essere completati a breve. E qui c'è un primo problema, mentre noi dobbiamo, diciamo, lamentare che come coordinamento dal basso siamo stati coinvolti sì nel progetto che riguarda il tratto sud, e abbiamo avuto un ottimo rapporto con i progettisti, anche se poi abbiamo fatto una sola unica riunione pubblica con i comuni e con le associazioni interessate in alto, non siamo stati affatto coinvolti nel tratto, secondo noi, più interessante di quello per certi versi, ovviamente sotto il profilo dell'archeologia industriale, ma anche della natura, che è il tratto nord. E lì c'è una problematica molto grave secondo noi nel progetto, perché non andrò nei dettagli, poi ci sono, diciamo, due cose che voglio sottolineare. Noi ancora non abbiamo preso una posizione pubblica, lo faremo nei prossimi giorni. C'è un primo problema, quello delle interconnessioni. Il tratto che va da Spinazzola fino soprattutto a Cassano Murgia, diciamo, un tratto che non attraversa praticamente nessun centro abitato, come avete potuto vedere, insomma. Quindi sono necessarie, secondo noi, se si vuole fare un percorso cicloturistico che sia a misura anche non solo delle persone che vanno 100 km al giorno, ma anche delle famiglie, di persone, diciamo, che con la bicicletta hanno un rapporto non sportivo, ma appunto cicloturistico, c'è bisogno di interconnessioni che riescano a dare la possibilità ai gruppi, alle persone, di fermarsi, di trovare strutture fisiche dove potersi avverare, punti di ristoro, nonché anche punti di ristoro, eccetera. Quindi le interconnessioni con i gruppi di interesse,
percorso mi mancano del tutto. Pensate che addirittura in questo percorso manca l'interconnessione con Castel del Monte, la pista di servizio passa vicino a Castel del Monte e non c'è nessuna predella prevista che colleghi Castel del Monte alla ciclovia della Corso. Quindi diciamo è una cosa veramente grave, secondo me, una mancanza, una lacuna molto grave. Così come altrettanto grave è il fatto che non si è tenuto in nessun conto il problema del collegamento, delle interconnessioni con i centri di intermodalità. La cittadina dell'acquedotto, soprattutto in quella zona, non è facilmente raggiungibile, quindi ci sono dei centri di Columbo o Barletta, insomma, che sono dei centri dove arriva invece la ferrovia, dove sarebbe necessario un collegamento per poter assicurare l'intermodalità. Quindi questo è un primo problema. Il secondo problema invece riguarda invece la stessa pista di servizio. Insomma, abbiamo quasi un portavoce del coordinamento, non si parlava della ciclovia, quindi giustamente. E quindi diciamo l'altro punto è quello della qualità della pista. Allora, sulla ciclovia della Corte fino adesso è stato fatto un unico intervento di quei 19 di Valle Liga, dove c'è il fondo della vecchia pista di servizio, la storia della pista di servizio è stato rimosso per essere sostituito da uno stabilizzato in brecciolino. Questa è una soluzione che è stata oggi riproposta nel resto della ciclovia per quanto riguarda il tracciato della pista storica del Parco Pugliese, ed è una soluzione che non va bene perché ha già dimostrato i propri limiti in Valle d'Ira, dove dal momento che c'è la mancanza, l'assenza di leganti chimici per pericoli di infiltrazione nelle condotte, la brecciolina, il brecciolino si è soprattutto in alcuni punti dove ci sono dei corsi d'acqua temporanei con l'acqua si è di lavare, e quindi adesso ci sono dei problemi, hanno addirittura messo dei cartelli per avvisare il pericolo di buche, sì, cadute. Quindi diciamo è una soluzione che non va bene, e non va bene, io lo dico qui all'interno di questa occasione, non va bene non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della storia della natura del luogo, perché noi riteniamo che la pista di servizio della Corte Pugliese, che è stata costruita oltre 100 anni fa, sia un patrimonio da tutelare. Voi l'avete percorso, avete visto che il fondo è un fondo assolutamente compatto, c'è bisogno sicuramente di una manutenzione, ma c'è bisogno anche di una tutela di quella pista, perché è una pista che ha uno stabilizzato naturale in questi 10 anni di terra battuta, che ha retto al passaggio di vari mezzi, tra cui gli ultimi, sì, 100 anni, gli ultimi sono stati stufi della Corte Pugliese, che vanno su e giù per quelle strade, quindi non si capisce perché bisogna smantellarla e rifarla quando invece c'è già una pista che si adegua peraltro ai paesaggi straordinari che vengono attraversati, che sono il Parco dell'Alta Murcia e poi la Valle. Quindi questo per quanto riguarda la ciclovia della Corte Pugliese. Noi faremo un documento. Posso fare una domanda? Sì. Cioè, perché effettivamente qua ci sono iscritti, ma appunto questo problema, cioè questo fatto di fare questo fondo nuovo dipende dal fatto che deve rientrare negli standard di sicurezza europeo o cioè europeo non so che altro? In parte sì, c'è questo problema, e anche c'è una questione anche persino di premialità rispetto agli standard previsti dal ministero. Quindi sono standard ministeriali? Sì, sono standard ministeriali. Perché quando è stato fatto il sistema nazionale della ciclovia turistica sono state sostanzialmente date.
scriveva una serie di caratteristiche che dovrebbero avere queste ciclopee. Il che va bene in alcuni ambiti, però si poteva considerare che tra le quattro priorità che già finanziate c'era una ciclopea che era già in ambiente naturale, che era già c'è una peculiarità che non è stata riconosciuta sostanzialmente in questa lista di servizio che una, un percorso ciclistico naturale è montato. Cioè lo standard è quello diretto, quindi la strada, la ciclabile, ha senso se tu devi superare delle difficoltà, delle altre stradali, ma non ha assolutamente senso se devi aprire una natura e lì sostanzialmente già fanno la conservazione della strada. Però insomma non è proprio questo, diciamo io, è anche una questione di manutenzione, cioè anche se questo è stato questa strada, ma non sono possibili interventi di deroga. Noi speriamo di stare, noi ci proveremo, vuol dire proveremo, cercheremo di coinvolgere il parco, anche perché riteniamo che sia praticata questa ciclovia durante il percorso, cioè ci siamo passati e fondamentalmente è vero, cioè forse cioè, se la paragono alla ciclovia dell'Adria è un'altra cosa, cioè, ma, non, ma lì è difficile immaginare una ciclovia dell'Adria che attraversi il Parma che ha fatto, mentre appunto con un po' di adattamenti e di pulizia poi essenzialmente, perché lì era cioè, una questione di pulizia e di copertura di qualche cosa. Cioè, noi l'abbiamo fatta abbastanza tranquillamente, a parte il problema della sacerdità delle presenze di come si chiamano i famosi quelli che bucano le presenze, ho capito, hanno un'estata completamente, cioè quella che stavo scrivendo mi ha fatto delle cose, no, ma noi abbiamo fatto una valigia, ah, poi avete fatto quella sotto. Abbiamo fatto anche il tratto del Canale Tirro. Che sempre Valle d'Itria, però è un tratto non ancora risistemato, quello del Canale Tirro. Sì, il nostro che abbiamo fatto, sì. Per pezzi buoni e poi pezzi in cui dove una strada bianca, quelle caratteristiche. Se usa le carte chimici, allora diciamo, appare bianca, ma viene. Se non li usa perché possono percolare nell'acqua, cioè, l'intervento di rimozione di una di uno stabilizzato che oltre 100 anni si è ormai si è tutto stabilizzato, per cui i tratti nemmeno devi toccare, nel senso che nemmeno di cresce più lenta, ma sì. Considerando anche che a quello lì è uno trovare la manutenzione, due volte all'anno si fa, quindi anche un paio di altri che sto facendo ne un'altra, perché due sono già pagate, aggiungendo un'altra per la vista perfettamente. Si deve essere pronti soltanto sul risultato di passaggio, ma non sul posto della presentazione, perché significava avere la ciclovia pronta nel giro di 20 anni, comunque non sentire quel tipo di istituzione. Sì, c'è poi l'altra motivazione che è quella di un'impostazione un po' troppo progettuale, infrastrutturale, barra affaristica, diciamo così, cioè comunque un mobiliare, un progettista. Cioè quello che abbiamo dato noi è che nell'attenzione che hanno dato alle ciclovie non si è guardato a un aspetto che era l'utilità, cioè perché devo fare questo? Devo fare perché devo generare una caduta sul territorio. Quindi noi abbiamo proposto il lotto zero, che era un primo lotto intelligente di interventi minimali per rendere subito pulibile la ciclovia. Tra l'altro questa cosa è prevista gli accordi che ci hanno stagliato prima, ma la logica era quella di passare attraverso la progettazione esecutiva, la progettazione preliminare, insomma tutto questo movimenta in termini geologici, diciamo la questione, perché tu insomma, sviluppare 500 km di nuova pavimentazione ha un costo, l'acquedotto è stato stimato circa 100 milioni di euro per il suo completamento, quindi capite bene se siamo è più interessante fare dei lotti di 20-30 milioni di euro in cui l'azienda, l'impresa deve intervenire su un pezzo di 15 milioni, ma che non ha nessun tipo di utilità, come non ha avuto nessuna utilità a mettere in esercizio 10 e poi 15 chilometri in valigia, tra l'altro mezza lunga.
non ha avuto nessun beneficio, cioè dal 2014 l'apertura di quel tratto senza salvo ovviamente per quell'area, ma è un punto per quale non condivi nulla, cioè neanche fuori da quello, cioè una serie di arrivi nel nulla, si finisce. No, no, quello diciamo erano consapevoli anche da loro, cioè avere almeno 200 km di ciclabile è il minimo per poter generare un'economia funzionale, se no c'è una... Assolutamente, c'è un problema di una battaglia culturale che FIAT ha fatto. FIAT è nel sistema del calcestro di turisti che si è nel tavolo con il ministero, e all'inizio il primo riunione era complicatissimo far spiegare ai tecnici del ministero che sono abituati a costruire strade, autostrade e aeroporti che l'asfalto non è sempre la soluzione. È un'ottima soluzione perché le ciclovie devono essere scorrevoli, ma non sempre la soluzione giusta. All'inizio è stato complicatissimo perché loro vedevano, ciclovia, via, strada, nastro d'asfalto. Tra l'altro vi dico, ve lo anticipo, a fine novembre a Ravenna ci sarà anche Matteo presente, abbiamo convocato non solo l'ISPRA, il WWF e la Federparchi proprio per ragionare anche di questo, cioè qual è la soluzione adatta per creare una ciclovia in un ambiente naturale, perché il brecciolino puro non risponde al criterio di scorrevolezza e si faranno le bombe. Dall'altro lato un nastro d'asfalto nero, se comunque in mezzo a posti, parchi o area naturale, e non è che sia esattamente la soluzione perfetta, per cui c'è un ragionamento da fare e da discutere su questi temi, che è arrivato, ma un problema antico di battaglia culturale da fare ancora, se in città ti ragionano ancora, ma che bello, guarda che bel marciapiede largo, mettiamoci le biciclette sopra, no, hai creato un disastro perché ha messo in conflitto gli utenti deboli invece di andare, ma con calma, con la Fiat ci riusciamo. Scusami, ma era importante la precisazione. Molto importante, diciamo, anzi, fa piacere che si riflette, che forse è proprio il caso della vista di servizio della Fiat, può diventare un caso di studio da questo punto di vista, quindi ti farò avere poi il progetto di massima, così il progetto di fattibilità, ti manderò il link, così potrai vedere quello che è stato fatto. E io passerei subito invece all'altro fronte, quello salentino, e qui diciamo vorrei fare questa riflessione. Io ho, come vi dicevo prima, ho appena finito di scrivere questa guida che tocca tutto il Mediterraneo Bravo, che tocca tutto il Salento, tutto il pericolo del Salento, e naturalmente per fare questo io ovviamente ho lavorato, per fare una guida del ciclo turistico, ho lavorato sugli aspetti positivi, sulla bellezza, sui luoghi particolari, però devo dire che in molti luoghi, non in tutti, in molti luoghi ci sono gravi limiti nella gestione degli ambienti naturali dei parchi. Io ho provato in più punti ad attraversare questi parchi, cioè l'itinerario che ho seguito è quello, per esempio, insomma, di entrare dentro il parco del litorale di Ugento, no? E lì per esempio ti trovi questa sorpresa che io non ci andavo da un po', la strada c'è, ma tutto quello che era stato fatto solo pochi anni fa con la segnaletica, con c'era lì il percorso attrezzato anche per i non vedenti, c'erano i pannelli, non c'è più niente, manca la manutenzione, quindi diciamo poi i rischi di... E questi sono dei problemi molto, molto seri, così come andando con la bicicletta in questi luoghi ti ritrovi in altri luoghi anche non marginali, ma luoghi che sono, addirittura immagini da cartolina del Salento, come il laghetto di Bauxite, non so se ci siete passati. Ecco, il laghetto di Bauxite, io ho avuto difficoltà, ma non a indicarlo. Io a un certo punto ho preso il telefono, ho parlato con l'ufficio demanio del comune di Otranto, perché
quando si arriva dal lato nord, diciamo, della Baia delle Orte, la prima cosa che si incontra, appena dove ci sono le ultime case, la masseria, la prima cosa che si incontra è un bel cartello di divieto di accesso sì, per l'attuale. Allora io ho chiamato l'ufficio demanio del comune e gli ho chiesto una scusa, ma si può passare o non passano tutti, a piedi poi passano tutti. Cioè sono valigio il diritto pubblico di passaggio, ma ora diciamo, finché ce lo diciamo fra di noi va bene, ma quando arriva un turista e trova questo cartello, che cosa deve pensare? Quindi diciamo io nella guida qui ho spiegato in maniera positiva, non vi preoccupate perché quel cartello serve soprattutto per le macchine, per i problemi. Ma così non va bene. E non va bene che luoghi come appunto il lago di Bauxite, che sono dentro una proprietà privata, sono indicati nella cartellonistica del parco, sempre lì. E anche lì c'è un divieto di accesso, proprietà privata. Allora, questo non va bene se noi non riusciamo. Questo discorso ovviamente poi, questi sono solo due esempi, ma ne potrei fare purtroppo molti altri. Però non va bene perché diciamo, se noi lavoriamo nella narrazione dei luoghi, no? Che è fondamentale per poter incentivare questa condizione del territorio diversa con il turismo, se lavoriamo nella narrazione dei luoghi e poi troviamo invece non solo la mancanza di infrastrutture, ma soprattutto troviamo situazioni come queste, il problema è molto serio. A me dispiace che siamo andati via i rappresentanti del Comune della Provincia, perché queste cose dovrebbero, non so se le conoscono, perché molti secondo me non ci vanno davvero, non sanno neanche come sono questi luoghi, quindi certe volte parlano senza sapere. Ed è un gran peccato che poi chi deve progettare queste cose poi non sappia quali sono i punti critici da risolvere. Io non lo dico in maniera polemica, io lo voglio dire in maniera costruttiva. E chiudo con un paradosso che riguarda proprio la provincia. Quando si chiedono i fondi, no? Spesso si inventano progetti, cose eccetera. E certe volte lo si fa non guardando quella che è la realtà, cioè facendo delle cose così di scuola. E così è accaduto, per esempio, io ho scoperto per caso, che la provincia di Lecce ha acquistato due pullman, con fondi di un progetto, non so quale esattamente, non bisogna dire quale esattamente, due pullman che dovevano servire in questo progetto per il collegamento dei parchi. I parchi del Salento sono 7, 10, diciamo. C'era tutto in idea. Questi pullman, indovinate dove stanno? Parcheggiati. Sì, ma io... Un piccolo appunto per l'escursione di domani. Sì. Fai il appunto per domani. Sì, sarò brevissimo. Anzi, prima dell'appunto, il collega Matteo, visto che aveva segnalato questi fastidiosissimi spinette che producono tantissime forature, soprattutto nel mese di settembre e di ottobre. La pianta è, giusto così per rimanere in tema, è il tribolo, è il tribulus terrestris, che produce dei semi frutti acuminati, è una pianta molto bassa, con un fiore giallo, che produce dei semi acuminati. Aggiungo un'altra cosa, che viene utilizzata per la fitoterapia per curare delle patologie legate alla sfera sessuale, così giusto? No, legate alle cadute della bicicletta. Va bene, ok. Non lo so. Perché siamo andati, abbiamo raccolto la Santoreggia, comunque la colpa in questo periodo è dovuta all'assenza delle piogge. Sì, ce l'hanno spiegato. Ok, perché settembre-ottobre, diciamo, qui spesso fa, anzi siete stati fortunati che non ha piovuto e avete fatto il bagno, ma fa un bel po' di pioggia e quindi la pioggia fa marcire questi semi acuminati. Allora, domani, due cose importanti. Domani io sarò il vostro accompagnatore, quindi
sono un rompiscatole soprattutto per quanto riguarda l'orario, quindi partiremo puntuali alle 9:30 da Piazza Santo Romolo. E volevo aggiungere una cosa importante soprattutto per chi dovrà rientrare alla base, perché qualcuno ha anche il volo di rientrare, quindi in base all'orario che perderemo, che diciamo che si farà durante l'escursione, quindi magari ci attarderemo nella sosta di ristoro o altro, adesso questo non lo so, perché poi vedremo come sarà e chi verrà a pedalare, perché io non lo so se vengono esperti o non esperti, e faremo in modo di creare, se serve, anche un primo gruppo che deve rientrare a Lecce, quindi magari chi ha necessità di rientrare e deve prendere l'aereo, come Alberica per esempio, quindi io mi offro volontario a portare o qualcun altro per le esigenze di volo, quindi lasceremo il gruppo a fare il ristoro e io porterò avanti gli altri. Ecco, l'altra cosa è, ci siamo accordati con Giuseppe, è che se deve venire, questo lo dico magari a chi è del posto, con qualche famiglia e bambino e non vuole fare i 16 km andate, 16 km ritorno, grosso modo sono quelli, 34-35 km, può esserci un primo punto di incontro ad Acaglia, perché passeremo da lì, nella cittadella fortificata, al borgo medievale di Acaglia, quindi le famiglie che vorranno raggiungerci con bambini, lo dico anche a te così, no? Se vuoi conoscere. No, vabbè, quindi possono venire auto più bici, lasciare le macchine ad Acaglia e da Acaglia alle Cessine sono appena 6 km. Ho concluso. Grazie. A questo punto abbiamo quasi un Tiffi di RT che ci vuole raccontare il progetto che ha sviluppato per insieme al Comune. Sì, grazie, scusatemi, purtroppo Lecce è una città che sta in queste settimane, sta provando anche un po' a intervenire sulla mobilità urbana. Sì, c'erano delle foto o non so, forse una presentazione, però provo a scrivere rete escursionistica del litorale accese, dovrebbe uscire forse la presentazione dell'anno scorso. Quindi c'erano arrivati questa mattina in comune che si è incontrato, quindi hanno nominato anche la mattinata che speravo di passare. Sarete stati senza dubbio già in assessorato, avete incontrato l'assessore di Tandiglietta che dovrebbe avervi parlato del lavoro che avevamo fatto solo un anno fa e per il quale avevo anche provato a contattarvi per tempo, proprio perché il Comune aveva l'esigenza sostanzialmente di aggiornare il piano del parco Bosco e Palo di Diraccio, che è una delle uno dei parchi. Ecco, anche questo qui, esatto. Vai avanti. Esatto. Quindi io sono stato chiamato per essenzialmente studiare il piano di mobilità di accessibilità al parco, che tenesse conto naturalmente anche della parte di rete escursionistica. Ne abbiamo approfittato perché nel Comune di Lecce, questo lo saprete, in realtà insistono più ASIC, anzi è uno dei pochi comuni che forse invece di avere un'unica area parco, aree più anche più definite, si trova ad avere, non so, adesso questa sarà l'anno scorso, c'è un po' di foto dove c'è anche Giuseppe tra l'altro, e c'è questa conformazione, no? Per cui voi avete fatto il periodo del Salento, ma a un certo punto arrivati a Lecce un po' quello che succede. La parte nord, che ha a che fare con la parte rurale e costiera della città, cioè tuttora soffre anche una mancanza non solo di intervento ma anche di valorizzazione, che è una cosa alla quale questa amministrazione sta cercando un po' di invertire la rotta, e ci sono soprattutto la presenza di siti naturali e di borghi anche rurali è una delle caratteristiche più importanti. Quindi si va diciamo dal parco Bosco e Palo di Diraccio, che ha le caratteristiche anche di area umida, ci sono stati degli interventi di bonifica con dei canali molto, molto ormai diciamo anche quelli sono molto
contestualizzati, storicizzati, ma che percorrono tutta la costa, e poi ci sono delle, ecco qui vedete, ci sono le altre aree SIC che sono appunto, c'è delle piccole tessere, uno nel bosco della Cervalora, poi c'è l'area di Specchia dell'Alto, il bosco La Rizza, il Pagliarone, il bacino di Acquatina, erano diverse, quindi io si era pensato perché non provare a connetterle tutte, quindi SIC to SIC in scala più ridotta ce l'avevo provato a farlo, e di fatto questo lavoro ha portato poi a fare una mappatura essenzialmente della, un po' dei percorsi rurali. Qui vedete la rete esistente che prima aveva identificato come asse portante una strada asfaltata, si chiama via Rogerone, però ci sono delle auto che la percorrono anche in maniera con velocità sostenuta, e abbiamo un po' fatto un rilievo insomma, di quelli che erano i percorsi attualmente segnalati, perché per alcuni di questi in passato sono stati anche apposta della segnaletica, e poi è stato, diciamo, si è passati a... vabbè, questo è un po' discorso per andare avanti, la parte più urbana, abbiamo approfittato per fare tutto un rilievo delle infrastrutture già presenti, della parte diciamo urbana, ma poi andando avanti, vabbè, politicità, e la parte che riguardava invece la rete escursionistica, che così è stata definita, non solo ciclabile, ma più in generale escursionistica, perché vorrei anche segnalare che in Puglia esiste una legge, che è la legge quella sulla rete escursionistica pugliese, che consente l'utilizzo di viabilità vicinale privata, cioè nel momento in cui io ho effettuato un cadastro della rete escursionistica pugliese del mio comune, e lo certifico attraverso una procedura con l'ente regione, ho la possibilità di notificare al privato che c'è il passaggio di un itinerario escursionistico, e ovviamente il privato non si può opporre, ovviamente non ci posso andare con il mezzo motore, ma ci posso andare legittimamente a piedi, quindi il problema del lago di Bauxite è assolutamente risolvibile a livello amministrativo, però anche queste piccole cose spesso non si sanno. Intanto mi sono reso conto di una cosa che, e non so se voi l'avete trattata, proviamo ad andare avanti, siamo nel corso del parco, c'erano un po' di foto, ecco, questi sono i generali di lunga percorrenza della ciclovia adriatica, sostanzialmente la domanda che io mi aggiungo da voi, sì, e voglio andare là, dove trovo l'informazione? Attualmente l'informazione non la trovo, perché diciamo al di là di un sito internet di alcuni segnali che erano appunto ereditati un vecchio progetto, non c'è ancora, diciamo, un progetto serio di attrezzaggio di questi itinerari, benché molte strade sono strade a basso traffico, per alcune di queste l'idea è quella di far diventare strade ciclabili, di chiudere al transito soltanto le vicinali. Ho fatto un'analisi anche della... No, in questo momento diciamo che la frizione lenta, beh non è vero, perché in realtà a parte la Fiat, però anche presso la Cittadina Popolare Cross si può, e altri operatori che fortunatamente abbiamo cercato dal basso, cioè è una valorizzazione che viene attuata dagli operatori economici, quindi mi sento di segnalare il Sento Bici Tour, Slow Active Tour, la Fiat, così come anche la Cittadina Popolare, sono tutti luoghi nei quali potete avere delle cartine, il che naturalmente non significa che poi può insegnare, non significa che ho un intervento fatto sulla anche sulla pavimentazione, sul sentiero e quant'altro. Qual era il problema di cui vi parlavo? Secondo me sono due e non so se li avete trattati. Il primo è che a Lecce esiste, andiamo un po' avanti, vediamo se c'è la mappa, forse sta è una delle ultime, poi ci torniamo. Questa era un'analisi della frizione attuale su Strava, ovviamente problemi dello sbereccolo, fermi qui, della presenza di numerose aziende faunistico-venatorie. Quindi attualmente esiste un problema legato al fatto che la perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie spesso è ovviamente fatta in prossimità delle zone umide, quindi delle zone dove poi si può cacciare. Questo è il paradosso di questa città, perché non sono poche, sono, vedete, quello che è in alto il parco, ma quelle arancioni sono tutte aziende faunistico-venatorie. Le arancioni sono aziende faunistico-venatorie, cioè sono luoghi, zone private nelle quali si può spari. Esatto, spari, e dove si spari? Anche la stagione... No, è sempre... Cioè, nel rispetto... Esatto, però che cosa produce questo per l'escursionista? Che
circondate da cartelli che vietano l'ingresso se non a coloro che sono autorizzati ad andare a fare attività penale. Non solo, ma c'è una vera e diversa prescrizione, perché mentre io posso sparare, il cacciatore posso sparare solo in prossimità di una strada o nelle fasce di rispetto, quindi devo stare a debita distanza, all'interno di quelle aziende, se c'è una vicinale, se c'è una strada vicinale privata, che magari verrà inserita in un percorso escursionistico, posso anche sparare molto in prossimità di questa, quindi c'è un rischio notevole. E allora, il primo è che, come vedete, alcune di queste sono esattamente sopra le ASIC, o le intersecano, quindi cioè, questa è una delle, uno dei paradossi, che però io non so quanto sia presente anche in altre realtà. Però no, lo dico a loro perché li hanno attraversato, e quindi hanno il problema della tutela delle ASIC, della compresenza di aree nelle quali si può esercitare, perché poi, andando a vedere la legge, l'azienda farmaceutica ha tutta una serie di norme che sostanzialmente, e la lobby è stata molto prevista perché ha diminuito i proprietari dei terreni, insomma, ha perimetrato le aree, le attività che sono sbarrate, non si può entrare. Questo è il primo problema. Non coincidono comunque sulla... Sì, sì, alcune coincidono con le aree SIC. E nei piani di gestione dei siti? Nei piani di gestione, diciamo, questo c'è, ma non c'è, ma non si capisce, però intanto il perimetro è stato inserito. Come vedete, sono sostanzialmente i gestori che sono in questo. È sempre il comune. È il comune. È il comune che può fare delle prescrizioni, evidentemente. E posso dire che nel caso, almeno questa è l'esperienza di pugliese, nel caso della presenza di un parco, cioè un ente che tutela la presenza dell'area parco e quindi anche una sua, diciamo, normativa maggior tutela, è vero che in alcune aree SIC che sono identificate, ma sono poco valorizzate, allora lì diventa un po' più flebile capire se è un percorso che posso fruire, perché sta lì. E lo dico non perché, cioè, il posto che c'è valore è una piccola tesserina di bosco su Messina, ciò che era, che lo sa, forse diventerà in futuro, visto che i lì quasi non ci sono più, ma nella zona più ampia, che non è quella arancione, ma quella, ecco, quelle due zone ampie lì, esatto, si chiama Bosco Lavizia e Paglione e Specchia dell'Alto, sono delle zone di macchia mediterranea, quindi sono delle aree, sono dei paesaggi sostanzialmente. Io personalmente, ovviamente, non voglio dire cose che non mi appartengono, non sono nemmeno capace di interpretare che cosa c'è. Infatti, ho fatto un lavoro di ricostruzione dell'itinerario, forse possiamo andare avanti, scusate, avanti o dietro. Uno di questi itinerari, ecco, questo è un caso, della proposta di rete, andiamo pure avanti, al di là di alcuni interventi, ecco, lasciamo questo, al di là di alcune radiali che la legge consente di raggiungere il litorale attraversando la parte naturale, e al di là anche di quelle che erano impostazione, che è tuttora l'impostazione digitale, della ciclovia, dell'Arica, eccetera, eccetera, è lo spirito, diciamo, ricordato prima anche da Roberto, cioè il fatto di avere anche dei linee che a quel punto sono ancora più lenti, forse sono locali, anzi sicuramente sono locali, non sono di lunga percorrenza, ho provato a collegare con un unico asse tutte le aree SIC, quindi partendo sostanzialmente da Torre di Nardo, dall'area parco, è un itinerario che abbandona, si trova all'interno della fascia rurale, non va sulla strada costiera, immagino che voi abbiate invece percorso in buona parte, almeno le strade, comunque in buona parte di strade provinciali, e tutto interno e attraversa e interseca tutte le aree SIC, era l'itinerario dei SIC di Lecce. Allora, io chiaramente ho sfruttato e individuato quelle strade che già oggi consigliano, ci sono soltanto due punti nei quali appunto c'è un pezzo privato che, insomma, che ci siamo andati con oggetto, tra l'altro, quindi siamo entrati per fare anche quelle foto, ma in tutti gli altri casi le strade già ci sono, quindi si potrebbe fare un lavoro di valorizzazione, e quello che manca, oltre al lavoro tecnico di apporre e insegnare, è sicuramente un lavoro che è mancato anche a me, che mi sarebbe piaciuto fare, ma probabilmente lo faremo, di approfondimento di quelle che invece sono le caratteristiche di quelle aree. Cioè, io da ciclista non so, magari, e lì c'è tutto un discorso che parte dalla zona umida, investe anche
tutte le opere che hanno riguardato la bonifica di quelle aree, quindi siamo ancora lì. E poi c'è la parte andare. Quindi c'è una, adesso nella portale per data del comune di Lecce, se volete vi potete scaricare tutto il mio lavoro, e avevamo fatto, abbiamo provato, cominciato a fare anche uno shape file non solo della rete ma anche dei punti di interesse, quindi categorizzandoli anche per tipo faunistico piuttosto che naturale, wetlands, eccetera. Chiaramente sì, significa fare un lavoro adesso di approfondimento e attrezzarli alcuni o tutti gli itinerari che sono seguiti dalla nostra rete. Cioè questo è l'impianto della rete, poi altra cosa è passare alla fase pratica, e qui c'è un grande interrogativo che naturalmente mi lega anche all'iniziativa dell'appunto pugliese, e che vede da un lato amministrazioni che sono ingessate, che comunque non hanno al loro interno anche delle capacità tecniche, bisogna dire, perché non ci sono, spesso hanno incapacità anche di portare a termine degli interventi, e quindi c'è un grande tema se e chi, come questo tipo di reti possa essere fruito e soprattutto mantenuto, perché c'è già una funzione che è quella che viene fatta da Montepagina. Io ho fatto un'analisi con Strava, ho visto insomma il territorio è molto utile, però chi fa Montepagina su Strava, diciamo, che usa l'applicazione, quindi lo fa a livello domenicale probabilmente con ripetizione eccetera, molti vengono anche per farlo da fuori, non è profondamente a conoscenza di quello che sta attraversando, no, cioè una funzione sensoriale, direi quasi. Io potrei aggiungere, non è proprio, però c'è una sensibilità, cioè c'è già un bacino di fruitori che è numeroso, e secondo me la sfida in alcuni casi più facile, perché il generale naturale, il single track, non lo devi toccare, va benissimo così, tutta più devi dominare qualche unicità, insomma, non credo che significhi fare il cartello tante volte, ma certo ovviamente quell'infrastruttura che manca è più virtuale, più anche di conoscenza, che approfondisca quei temi che sono parte della componente naturale.